Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di The Legend of Zelda The Minish Cap. Allora, vi avevo detto alla fine della scorsa parte che in questo episodio saremmo andati un pochino avanti. In realtà mi sono reso conto che ho un pochino di cose che potrei ancora fare in questa zona qua. No, qua non posso fare un cazzo, e questo è vero. Ma posso recuperare ancora qualche oggettino in giro e fare qualche fusione. Quindi io tenderei, se possibile, ad approfittarne e fare appunto quello che devo. Dunque, ora, devo un attimo ricordarmi cosa, perché me lo sono preparato, dunque, tra una parte e l'altra. Dunque, abbiamo ancora un paio di fusioni che possiamo fare in questa fantastica città. Qua abbiamo poi la cosa dei libri che abbiamo già, la quest dei libri che abbiamo già attivato. La continuiamo, ovviamente, però non so se la continuiamo già da questa parte, magari sì. Dunque, abbiamo questa fusione da fare assolutamente, perché è una quest che se non la facciamo adesso la perdiamo. Io ho già l'impressione, tra l'altro, di aver fatto una cazzata, nel senso che ho cercato di fare una fusione con un tipo, ma non avevo le pezze, oppure che facendo così mi sono fottuto la possibilità di farla in futuro. Spero di no. Comunque, cominciamo a fare questa quest. Dobbiamo andare nella piana sud di Hyrule, quindi no, aspetta, passiamo magari di qua. No, passiamo da questa parte. E andiamo a fare ancora qualche quest. Possiamo tra l'altro recuperare in questa parte. Penso che recupereremo. Cosa recuperiamo ancora in questa parte? Tipo la faretra grande, che per la mia R moscia è una parola difficilissima da dire. Qua c'è un bel teletrasporto che abbiamo appena attivato. Perfetto. Qua recuperiamo frammento di gioia e un altro frammento di gioia. Perfetto. E andiamo a fare una piccola subquest. Non capita spesso di aver visto, qual buon vento ti porterò, ma soprattutto come hai fatto ad arrivare fin qui? Già, perché qua siamo sospesi sopra le nuvole. E già, e questa tizia, che sembra un uomo, vabbè, nessuno mi crede, ma io ho visto uno spirito maligno svolazzare su Tornado. Chi sarebbe Tornado? Ah, vediamo un po'. Qua, ah, eccolo qua. Ha un altro frammento di gioia, perfetto. Un'altra tizia brutta. Fa pena vedere Tornado tanto malato da giovane, era così vivace. Devono avergli fatto qualcosa. No, non ti preoccupare. Semplicemente devo diventare Link Ghostbuster per aspirare questo spirito maligno. Non ti preoccupare. Te lo libero io. Guarda qua. Guarda, Tornado ha di nuovo un'ottima cera. Come potrò mai ringraziarti? Non riesco ancora a credere che fosse posseduto da uno spirito maligno. Ho i brividi. Perfetto, tu cosa mi dici? Cosa? Ero posseduto dallo spirito maligno, l'hai scacciato tu? Oh, mi stanno tornando le forze, sento che mi rimetterò subito in piedi. Come ti chiami? Link? Ti sono molto grato. Perfetto, 100 conchiglie di segreti. Giusto, mi sembra perfetto. Quindi abbiamo fatto questa subquest che era, se non vado errato, dovrebbe essere temporanea. Quindi se non la facciamo adesso probabilmente l'avremo persa. Ora io non mi ricordo benissimo tutti gli aspetti di questo gioco. Però, insomma, l'abbiamo fatta e quindi ce la siamo levata dalle palle. Ora, potremmo dunque, non so se possiamo fare ancora qualcosa nella città di Hyrule, ma potremmo cominciare ad andare tipo qua sotto perché abbiamo un paio di cosine da fare, se non ricordo male. Dunque, incoraggiamoci con i calzari di Pegaso, abbiamo una cosa da andare a fare. Aspetta un attimo, forse c'è da questa parte. Ho due cose ancora da fare qua dentro, se non sbaglio, eh. Dunque, dovremmo andare a fare una fusione con un tizio di quelli che sputacchiano, se non sbaglio. Mi pare, da questa parte. Tanto abbiamo i calzari, possiamo andare un pelino più veloce senza sbattere, per cortesia, grazie. Sì, possiamo farla con te. La vuoi fare la fusione? Yes, tu! La facciamo? Sì. No, ho sbagliato. Ho sbagliato frammento. I due frammenti sono incastrati. Yeah. E cosa mi dai? Ah, mi apri un passaggio nella foresta di Tayloria? Good, allora mi sa che dopo l'andiamo subito a vedere. Tanto abbiamo l'ocarina adesso. Foresta di Tayloria, good, perfetto. Ok, quindi questo l'abbiamo fatto. Ora, ne abbiamo un altro da andare a fare, sempre in questa zona. No, Link, per favore. E devo andare giù dove si andava nelle vestigie di Zefiro, se non sbaglio si chiamava, una cosa del genere. No, forse da questa parte. Oddio, questa zona qua è terribilmente intricata. Mi confondo sempre ogni volta. Sì, grazie. Per favore. Ok, ah, sì, posso passare di qua. Yeah. E da questa parte, guarda che figata. Bellissimo. Posso andare a fare una fusione con qualcuno, se non sbaglio.
Ah, qua devo ammazzare il tipo per forza, perché per liberarmi la strada. E muori, Dio santo. Dammi qualcosa, grano, un frammento di gioia. Good. Perfetto. Possiamo andare giù di qua. E aspetta, devo fare la fusione con questo forse, se non sbaglio, eh. Quindi dovrebbe dare tipo l'accesso a un fagiolo magico. Yeah. Facciamo la fusione? Yes. Vuoi provare la fusione? Sì, la voglio proprio provare. Perfetto. E questo mi libera un fagiolo magico. Ce ne sono diversi sparsi durante il gioco di questi fagioli magici, e tutti consentono di raggiungere tesori degni di nota. Penso che in questa parte ne otterremo ancora uno, se non sbaglio. Perfetto. Fusione riuscita. Perfetto, allora torniamo grandi e andiamo verso est. Stavo confondendo est e ovest. Perfetto, mi sembra giusto. Andiamo verso est e andiamo a raggiungere quel fagiolo che abbiamo appena liberato. Ok, andiamo su di qua. Eccolo qui, bel fagiolozzo. Sali su. E qua, guardate che figata. Oh, che bella la vallata sottostante, fighissima. Per essere un gioco del GBA, veramente molto figo. E qua teniamo la faretra grande, allora per portare più frecce ce ne fa portare la bellezza di 50. Perfetto, ci tornerà senz'altro utile questa cosa. Ok, muratore accelera. Perfetto, ora, grazie mille. Ok, usiamo di nuovo la ocarina del vento e ci andiamo ora a recare qua, perché abbiamo aperto un passaggio, giusto? Da qualche parte. Però non volevo proprio andare qua. A meno che... l'ho già fatta, avevo la fusione con il cane. Quello che lo chiedo a voi dovrei saperlo io. Ah, qua sotto c'è Tingle, tra l'altro. Cioè, uno dei fratelli Tingle. Non mi ricordo come si chiama. Ma che cazzo fai? No, ma che l'ho trovato. No, qua. Sei tu il folletto? Sei tu, eh? Tingle mi ha dato un frammento. Mi ha detto di tentare la fusione se fosse arrivato un folletto. Che ne dici? Io mi diamo con la fusione? Sì, proviamo, dai. Dai, proviamo. Vediamo un po', posso farla? Yes, good. Tanto tu come ti chiami? Davidino? Ok, Davidino, abbiamo fatto la fusione anche con te. Ovviamente ci sono quattro alberi da dover aprire qua vicino al castello di Hyrule, ognuno con uno dei fratelli Tingle, quindi due li abbiamo fatti, se non sbaglio. Perfetto, fusione riuscita, grazie. Ok, qua ci torneremo poi quando avremo poi le pinne. Qua non mi ricordo, dubbio amletico, non è che ho fatto la fusione con questo? Sì, l'ho fatto la fusione. Se non altro mi sono tolto il dubbio, perché da una parte all'altra mi dimentico tutto. Ok, e qua adesso potremo andare, dunque ricostruttiamo un attimino la mappa. Sì, ma io in realtà dovrei andare... nella foresta di Tailoria, certo, sono andato nella parte sbagliata. Se non altro comunque ho fatto una fusione in più. No, no, cazzarola, fai quello che ti dico, ok? Devi andare qua. Oh, per la miseria, fai il teletrasporto, yes. Perfetto. Dunque, ora... dunque, no, devo andare da questa parte, perché devo andare a raggiungere quella quell'apertura che siamo aperti poco fa. E tra l'altro abbiamo anche un'altra fusione da fare qui. Abbiamo un po' di roba da fare. Ho fatto bene in questa parte a non fare altro, perché c'è un pochino di roba da fare. È meglio sbrigarsi adesso che abbiamo tempo. Qua c'è un altro di quei fagioli, lo otterremo tra poco. Don't worry, be happy. E tra l'altro qua... no, non c'è nulla. No, ci deve essere una cosa... vabbè, sto cercando di fare troppe cose contemporaneamente e mi perdo. E quindi meglio fare un po' meno cose, ma fatte bene. Ok, ora andiamo di qua. Sì, perfetto. Dovremmo aver aperto un passaggio nell'albero, sì. Dovrebbe essere questo, giusto? Sì, perfetto. Quindi, scudo? Yes. Good. Boom. Ma... ah sì, ti avevo colpito comunque. Mi arrendo, tu. Se non mi finisci ti do un frammento di gioia, 100 rupie, tu. No, grazie, voglio solo vedere se puoi fare la fusione. Sì, proviamo. Posso farla con te? Sì, ho giusto quel frammento che mi manca. Perfetto. Ah, tra l'altro, ho ottenuto un frammento di gioia che mi serve proprio in quella quest che dicevo che forse mi sono fottuto. Ma vado a vedere se riesco a farla, Che dovrebbe essere dove... da queste parti qua. Un nemico dorato, perfetto, abbiamo sconfitti un paio di questi nemici dorati. Questo è nella foresta ovest, giusto? Perfetto. Sono tante cose da fare in questo gioco. E se fatte poco per volta è un discorso. Cioè,
ti va ancora bene. Se invece, che cazzo tiri sulla roba? Se invece ve le dimenticate, lasciate in giro, certe non le potete più affrontare. Quindi conviene stare attenti. Dunque, dovremmo poi andare nella collina ovest, perché abbiamo visto che possiamo fare qualcosa. Ma possiamo andare ancora un attimino di qua. Giusto? Sì, ci possiamo trasformare qua. Good. E andare a fare la fusione con questo Minish che c'è in questa casupola. Vediamo se la possiamo fare. Ci sto. Good. Perfetto. E mi dai l'accesso a questo fagiolo magico. Perfetto. Tra l'altro qua la caverna ancora risulta inesplosa, quando in realtà io l'ho fatta esplodere. Vabbè. Dettagli. Perfetto. Dunque, ora possiamo ritrasformarci e andare a vedere cosa c'è su quel mega fagiolozzo. Quindi andiamo su, torniamo. Mi spiace se queste parti vi risulteranno un po' noiose, ma sono cose che voglio fare, perché magari non riesco a finire il gioco al 100%, ma preferisco farle comunque. Tra l'altro qua abbiamo un frammento di cuore, quindi poche balle, 200 conchiglie dei segreti, e quello lo prendiamo dopo, abbiamo preso 200 rupie, fantastico, e un frammento di cuore, 4 frammenti fanno un cuore in più, perfetto, quindi abbiamo anche ottenuto un cuore, fantastico. Ora, dovremmo andare nella foresta a ovest, giusto? Sì, forse sì, fammi vedere un attimino la mappa. Sì, in realtà prima di andare nella foresta a ovest potremmo andare a fare una cosina su di qua. Vedere se riesco a fare ancora quella fusione, perché è proprio qua, da questo contadino, che è quello che mi serve per fare la quest dei Goron. Questo qui, vediamo se me la fa fare ancora. Ho deciso di fare la fusione, wow, rock and roll, yes. Vediamo se riesco ancora, sì, me la fa fare la fusione, quindi penso di non essermi fottuto la quest, in teoria. Vediamo, good. Ah, semplicemente mi apre, no, allora forse mi confondevo. Beh, comunque, poco male, perfect. Ok, vabbè, niente male, niente male, abbiamo comunque ottenuto un frammento. Perfetto. Ora, fattoria Long Long. Nella fattoria Long Long possiamo fare qualcosa? Forse sì, forse no. Vediamo un po' se possiamo fare tipo una fusione col fattore. Col fattone. No, con lui no. Ma niente, ma niente. Possiamo andare tranquillamente nella foresta a ovest, perché abbiamo una cosa da fare. Ora ci andiamo. E siamo nella foresta ovest. Dunque, che cosa ci si era aperto? Ah, attenzione, bastardone. Ok, qua abbiamo un forziere da andare a prendere, ma non possiamo ancora passare. Perfetto, mi sembra giusto, ma non mi... Ehi, allora, qua c'è il malaugurio. Che cosa... Cos'era successo qua che mi avevano aperto un... Aspetta, sì, più giù, più giù, più giù. Don't worry, be happy, cazzo. Ok, ah, è il nemico dorato, perfetto. E vaffanculo! E dovresti morire tu, così me ne eviti di rompermi il cazzo. Vabbè, finché siamo qua va bene. Good. È morto, cazzo. E ci dà in premio un bel po' di rupie, fantastico. Tu però muori, perché fino adesso che mi rompi il cazzo muori. Oh, fantastico. Di qua adesso, dunque, abbiamo questa casetta in Canada. Fammi vedere. Qui magari possiamo fare... Ah, cioè qua c'è un altro fagiolo, tra l'altro. Facciamo la fusione anche qui, che probabilmente... Cioè, trasferiamoci in Mish, probabilmente qualcuno in questa casa ci darà l'accesso a quel fagiolo, probabilmente. Perfetto. I frammenti sono incastrati, good. Te pareva, per forza. Quindi abbiamo fatto... Dovrebbero essere, tra l'altro, se non sbaglio, 3 i fagioli in tutto il gioco. Quindi forse li abbiamo anche fatti tutti, speriamo. Perfetto. Quindi andiamo a fare subito. Era molto prevedibile questa. Perfetto, e poi c'è una casa là fuori che poi andiamo a vedere se possiamo farci qualcosa. Dunque, ci ritrasformiamo. Good. E andiamo su di qua. Con l'emulatore che ci aiuta ad andare un po' più veloce, chiaramente. Ho qua un sacco di rupie. Tra l'altro siamo al massimo 999 rupie. E anche un frammento di gioia. Good. Abbiamo fatto un bel po' di roba in questa parte, questo va detto. Dunque, ora ci riequipaggiamo di nuovo tipo i calzari. Sì. E andiamo su di qua. Andiamo un attimino una cosa, perché c'è una casa qua. Ci siamo già andati? No, non possiamo ancora andarci. Perfetto. Quindi per il momento qua dovremmo aver fatto tutto. Posso ancora andare un attimino magari nella città di Hyrule e vedere se posso fare ancora qualche cosina. E poi direi che dalla prossima parte veramente cominciamo a, cioè continuiamo ad andare avanti nella storia. Qua potrei andare a recuperare un oggetto. Andiamo un attimino qua. Ecco cosa devo fare. Now I remember.
Dunque, posso andare innanzitutto quassù, io ce l'ho un attimino qua con l'emulatore perché tanto mi aiuta. Questo passaggio che abbiamo appena aperto, dove aprirne quattro con i fratelli Tingle, possiamo aprire questo forziere e attivare questo interruttore. Ne abbiamo già attivati due, chiaramente. Dunque, forse prima di andare, dovremmo andare dallo zio Smith perché voglio fare la fusione anche con lui. Ma se non sbaglio, qua abbiamo attivato una fontana. C'è un passaggio dentro la fontana, non ricordo male io. Tra l'altro, Calzari, venite a me. Ok, vediamo un po'. Forse. Ma scusa, non l'aveva. Ah no, aspetta, mi ricordo male io. Aspetta un attimo. Lo possiamo fare adesso. Adesso lo facciamo. E vai, Link. Perfetto. Vai, giù, 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 giù. Entra dentro la città di Hyrule. Intanto potremmo cominciare già a fare la quest delle Coccoma. Quella la faremo poi in una parte tutta a Semisa, perché è tosta quella. Dunque, possiamo andare. Aspetta, ma tu mi fai fare una fusione? No, l'abbiamo già fatta forse. Tu puoi fare una fusione, perfetto. Sì, perfetto. Meno male che ci vuole il pezzo. Siamo incastrati a dovere. Cosa mi attivi? Indovino, indovinello, questa. Me la ricordavo in effetti. Che mi apriva il passaggio nella fontana. Quella di destra che è libera. L'altra non vi possiamo accedere perché ci sono le guardie che ci chiudono il passaggio. Quindi ora ci possiamo andare tranquillamente. Quindi ci andiamo. Ok, wow. Vai su. Ma no, ma non me ne frega niente. Lasciami stare. Cazzo, compro cose a caso. Ok, basta. Ah, per la miseria. Ok. Vai, vai Link, per favore. Riaccediamo al. Wow, sì, sono fortissimo. Ma che roba! Grandissimo. E ora possiamo andare in questa fontana. Sì, dovrebbe essere aperta. Yes. Chissà cosa conterrà. Ma un portacuore! Ma dai, non l'avrei mai detto, cazzo. Perfetto. E adesso, tra l'altro, i portacuori. Cioè, i frammenti di cuore ne abbiamo due. Quindi, tra due frammenti, avremmo di nuovo ottenuto il massimo. Dunque, ora possiamo tornare giù. Andiamo ancora a fare una cosa. Andiamo a fare ancora, penso, una fusione con zio Smith. Andiamo a fare una fusione. Che se non sbaglio mi dovrebbe attivare un forziere, niente di particolare. Però l'andiamo a fare così almeno ci siamo levati buona parte delle fusioni insomma, di questa zona. Perfetto, quello l'abbiamo già fatto. Qua non c'è un Kaiser da fare. Ah, tra l'altro, una cosa che ci torna molto utile è attivare il portale del vento che è qua dietro la casa di Link. Perché se no ogni volta dobbiamo farci un milione di giri. Perfetto. Un altro segnale del vento. Perfetto. Ok, quindi adesso possiamo andare da zio Smith. E andiamo a fare la fusione con lui. Tanto il glitch ve l'avevo già fatto vedere, sì, non mi ricordo, forse sì, quello delle rupie fuori dalla casa dello zio Smith, forse sì. Vuoi provare la fusione? Sì, dai, proviamo. Proviamo e sì, la possiamo fare. Fantastico. Perfetto. E ci attiva un forziere qua nell'alto piano sombrero, se non sbaglio, dovremmo essere. La zona che abbiamo passato poco fa, sì, perfetto. E lo andiamo a prendere subito e poi direi che per questa parte potremmo quasi quasi aver finito. Ora, mi pare che ve l'avevo fatto vedere nella scorsa parte. Il glitch, cioè il trucchetto quello delle rupie fuori dalla casa, ma con i guantoni talpa, se non ve l'ho fatto vedere, possiamo fare ogni volta che entriamo e usciamo dalla casa, possiamo scavare e ottenere nuovamente 20 rupie, quindi questo mi sembra di averlo fatto vedere. Ok, quindi andiamo ancora a prendere quel cacchio di forziere dall'altra parte, nell'altro piano sombrero, e poi basta. Poi questo episodio lo decretiamo concluso. Possiamo andare su di qua? Sì. Altopiano sombrero. Good. E siamo, ci siamo, ci siamo. Vai. Yes. Perfetto. E apriamo anche questo. Frammento di gioia. Perfetto. Quindi ora ci sarebbero ancora tante subquest da fare. Però per certe. Un fratello di Tingle? Vediamo un po'. Dicevo, ci sono ancora tante subquest che potremmo fare. Ma chiaramente ci servono degli oggetti tipo. Le pinne che torneranno molto utili per accedere a quelle zone. Ora, qui penso di poterlo fare ancora a questo punto. Sì, e lo facciamo chiaramente visto che lo possiamo fare. E sì, muori, muori, infame maledetto. Ok, qua otteniamo un frammento di gioia, niente più e niente meno. E forse possiamo ancora andare a fare la fusione con quel fratello di Tingle, che chissà come si chiama.
Ok, possiamo andare di qua. Lì c'è poi. Ah, la caverna ci possiamo raggiungere poi quando avremo le pinne. Quella caverna. Sì, ci siamo. E là, piccolo falletto, mio fratello Tingle mi ha detto di aspettarti qui. Mi ha regolarmente fornito dei frammenti. Di frammenti, incastriamo? Yeah. Speriamo di avere il frammento. Non ce l'ho, Cristo santo, non ce l'ho. E vabbè, tornerò poi quando c'avrò il frammento. Don't worry, be happy. Ok, però qua c'è un passaggio. Ogni volta che voglio finire l'episodio trovo sempre milioni di passaggi che posso, a cui posso accedere. E cosa vuoi? Lo sapevo che nascondeva qualcosa quella pozzanghera. Sì. Fusione? Proviamo? Sì, proviamo. Dovrei avere giusto un frammento che mi serve. Perfetto. Ok. Un sacco di fusioni abbiamo fatto in questa cosa. Ah, bene. Dovremmo essere qua vicini. Forse possiamo ancora andarlo a prendere questo quasi quasi. Ma sì, dai, prima della fine dell'episodio andiamo. E si è prosciugato anche questo passaggio. Fantastico. Nell'altro piano sombrero, sì, siamo qua. Andiamo, andiamo. Perfetto, andiamo ancora a fare quello e poi quasi quasi salviamo questo episodio. E dalla prossima vi prometto che andremo avanti nella storia, ve lo prometto. Dovremo andare a fare la quest dei libri, quindi Link diventerà un bibliotecario di Hyrule per una parte. Ok. Perfetto, quindi possiamo, calzare venita a me, andare adesso. Ehi, per favore. A fare ancora, prendere ancora quell'ultimo oggetto, dovrebbe essere di qua. Vediamo un po'. Sì, no, no, dove stanno? Fammi vedere la mappa perché non mi voglio perdere inutilmente. Dove sono? Ah, sì, devo andare su di qua. Dai, per la miseria. Ok, sì, qua. Perfetto. Ah, un po' di rupie. Vabbè. Niente di particolare, però abbiamo, tanto abbiamo già 999 rupie, quindi ce ne servirà proprio. Ci servirà proprio a nulla questo. Qua c'è una scalinata che mi pare di aver già fatto. Sì, perché sono arrivato da qua, giustamente. E quindi niente, ragazzi, per questo episodio è tutto. Mi spiace se in questa parte non sono andato avanti con la storia, ma volevo fare un po' di subquest, cose che poi avevo paura di perdermi. E quindi ho preferito farle. E tra l'altro qua cerchiamo di raccogliere un po' di frammenti di gioia, che magari ci tornano utili. E quindi niente ragazzi, mi raccomando, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate di questo gameplay, mettete un bel mi piace, condividete il video se vi va e commentatelo per farmi sapere tutte cose. Però è tutto e noi ci ovviamente stiamo qua a tagliare l'erba di Hyrule e noi ci vediamo alla prossima parte di The Legend of Zelda The Minish Cap, quindi alla prossima ragazzi, ciao ciao!